Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, da Lorenzo Bello e da Raffaele Cimpegrana. Siamo qui alla presentazione ufficiale di LG G2, il nuovo gingillo di casa LG. Adesso lasciamo la parola all'azienda così da farvi una presentazione ufficiale. Eccolo qui, questo qua è G2, la nuova punta di diamante di LG. È uno smartphone particolare perché introduce una grande innovazione di design. Niente tasti laterali perché i tasti sono stati posti nella parte posteriore. Come mai l'abbiamo messi nella parte posteriore? Perché abbiamo osservato un po' come gli utenti utilizzano lo smartphone e abbiamo visto che spesso e volentieri il dito indice sta proprio nella parte posteriore. Quindi perché mettere i tasti laterali, che poi a volte ci sono anche scomodi? Certo, ci siamo abituati perché li utilizziamo da un decennio, però se abbiamo già il dito da questa parte non dobbiamo necessariamente correre e cercarli sui lati, ma ce li abbiamo qui a portata, come si suol dire, di dito. Tra l'altro dei tasti posteriori che sono stati disegnati anche ad hoc perché sono sufficientemente grandi per essere trovati semplicemente toccandoli, sono fatti con materiali diversi, sia il tasto up e down perché sono leggermente ruvidi, mentre invece il tasto di accensione centrale è un tasto lucido, quindi si trovano anche qui molto bene. E poi soprattutto non rischiamo che questi tasti vengano premuti inavvertitamente quando l'appoggiamo sul tavolo, perché se vedete c'è un leggero rialzo qui che permette appunto di evitare di premere inavvertitamente i tasti e poi soprattutto anche di evitare, anzi di proteggere ulteriormente il vetro della fotocamera. Sono i tasti posteriori che naturalmente regolano il volume in delle chiamate d'ingresso oppure della parte multimediale quando ascoltiamo un file, ma anche ci permettono di attivare, per esempio tenendo premuto il tasto in basso per 2 secondi, di attivare in maniera immediata la fotocamera. Questo per fare degli scatti veramente al volo da postare immediatamente su Facebook. Tra l'altro poi abbiamo introdotto anche una funzionalità particolare che si chiama Knock On. Che funzionalità si tratta? Premiamo 2 volte sul display e il display si spegne. Premiamo 2 volte sul display e il display si accende. Questa è una funzionalità che ci permette quindi di accendere e spegnere il mio smartphone anche senza sollevare lo smartphone o senza necessariamente prenderlo in mano. Quindi i tasti posteriori, la prima grande innovazione delle G2. Un altro grande protagonista di questo prodotto è il display. È un display da 5,2 pollici. Full HD IPS, grande qualità dei colori, una grandissima definizione. Tra l'altro abbiamo una qualità del video veramente straordinaria, anche perché essendo un display IPS è un display molto molto luminoso. Ma tra l'altro, se vedete, è un display molto grande con dei bordi sottilissimi, soltanto 2,65 mm, e questo ci permette di avere un display il più grande che c'è sul mercato in un form factor smartphone, ma che sia il più maneggevole possibile, perché nello stesso spazio di un 5 pollici o addirittura di un 4,7 nel caso di alcuni competitor, noi abbiamo messo un display 5,2 pollici, naturalmente zero gap, quindi con un angolo di visione veramente straordinario. E poi un'altra grande star è la fotocamera. Sulla fotocamera che abbiamo nella parte posteriore non abbiamo voluto lavorare alla corsa sui megapixel, quindi niente 20 megapixel o qualcosa di più. Abbiamo una 13 megapixel, ma di qualità, perché abbiamo un sensore BSI naturalmente, ma soprattutto con lo stabilizzatore ottico. Uno stabilizzatore che ci permette naturalmente, qui adesso non abbiamo un soggetto degno di nota da inquadrare, però lo stabilizzatore, come dice il nome, stabilizza quelli che sono i movimenti involontari della mia mano in maniera tale da scattare delle fotografie migliori in qualunque condizione di luminosità, quindi anche quando magari siamo in condizioni notturne. E poi, se ci avete fatto caso, un'altra novità che abbiamo sono i 9 punti focali, quindi a differenza degli altri smartphone che mettono a fuoco soltanto un punto, possiamo mettere a fuoco anche più punti. Adesso non abbiamo un soggetto, quindi probabilmente, ecco, mettiamo la mia mano che così vediamo, ecco qui non me l'ha presa. Ecco qui, per esempio, vedete che ha preso 3 punti di fuoco. In questo modo avremo una messa a fuoco più uniforme e una profondità di campo sicuramente migliore. Quindi fotocamera posteriore di grandissima qualità, fotocamera anteriore da 2,1 megapixel che registra naturalmente in full HD. Abbiamo poi come ultima caratteristica, come ultimo pilastro, diciamo così, ma in realtà poi ci sarebbe da parlarne per decine e decine di minuti di G2, abbiamo in soli 8,9 mm una batteria da 3000 mAh, che è la batteria con la capacità più alta sulla sua fascia, su questo genere di prodotto. Quindi questa batteria, che è fatta con una nuova tecnologia che si chiama tecnologia a gradini, ci permette di sfruttare tutto lo spazio che c'è all'interno dello smartphone. La batteria non è rimovibile, quindi abbiamo sfruttato tutto quello che c'è all'interno per dare ai nostri utenti un'autonomia che arriva a fine giornata tranquillamente, senza problemi, anche con un utilizzo intenso. E per utilizzo intenso intendo 3 ore e mezzo di utilizzo dello schermo, quindi magari Facebook oppure internet oppure magari
qualche videogame o cose di questo genere, più poi anche un paio d'ore di chiamata e arriverete a fine giornata che magari avrete ancora il 20% di autonomia residua. Dopodiché, dopo aver detto della batteria, abbiamo altri dettagli, ve l'ho detto, G2 è veramente molto completo, il processore è un processore Snapdragon 800 a 2,26 GHz quad core, quindi il top che c'è al momento, tra l'altro è un processore molto potente ma anche particolarmente attento ai consumi, e poi è il primo smartphone che riproduce i file audio in alta definizione a 24 bit a 192 kHz di campionamento, quindi se avete dei file audio di gran qualità potrete goderveli con G2, per esempio dei FLAC o dei Wave appunto in alta definizione, e con le cuffie Quad Beat 2 incluse in confezione avrete sicuramente un ottimo ascolto. Dopodiché a livello di caratteristiche abbiamo una serie di funzionalità interessanti dopo il no-con, per esempio lo slide aside, con tre dita posso mettere da parte la mia applicazione qualunque essa sia in maniera tale poi da riprenderla successivamente. Ecco, per esempio adesso abbiamo messo da parte queste tre applicazioni, poi strisciando da sinistra a destra le vado a riprendere tutte e tre in maniera tale da essere sempre sul pezzo e da riuscire a passare da un'applicazione all'altra con maggiore convenienza. Dopodiché abbiamo ancora il Q-Slide amplificato con con più applicazioni, e in questo caso proprio come su Optimus G e G Pro possiamo regolare la trasparenza, la finestra eccetera eccetera, ma possiamo anche mettere nuove applicazioni come per esempio il compositore telefonico che magari ci può venire in aiuto quando abbiamo bisogno di utilizzare lo smartphone per telefonare, perché ovviamente questo smartphone telefona anche. Naturalmente è uno smartphone LTE, è già disponibile sui punti vendita in due colorazioni, il nero e il bianco, nella versione 16 GB al prezzo consigliato al pubblico di 599 euro, e fra poco arriverà anche la versione a 32 GB al prezzo consigliato al pubblico di 649 euro. Quindi non mi resta che invitarvi sui punti vendita per provare la innovazione di LG G2 e di provare con mano la rivoluzione dei tasti posteriori. Ringraziamo per questa completa presentazione ufficiale, ci si vede online, un saluto a tutti, grazie Raffaele, grazie Lorenzo, ci si vede online e seguiteci su formobiles.info e tutto il relativo network. Un saluto, presto, da Giuseppe Ragazzino.